Bene, adesso che siamo tutti possiamo passare alla lettura del bilancio. Alla buon'ora. Brunetto? Come potete vedere, il 2011 è stato un anno di forte crescita. Ottima tenuta della web series Corso di Cazzotti, nonostante fosse la stagione intermedia 1.5. E senza l'istruttore. Ci avessero dato magari i soldi del Next Up? Li avresti spesi in coca, cani e lap dance. Come avevano fatto i tre che hanno vinto l'anno scorso. Incoraggiante anche l'esperimento Il cinema dei Licaoni, con la pubblicazione dei cortometraggi e di Kismi Lorena, il primo lungometraggio ad essere pubblicato su un canale partner in Italia. Un gran film. Ma perché l'abbiamo chiamato Lorena? Era la tipa che mi sbattevo in quel periodo. Mia madre si chiama Lorena. E Frusciante? Come sono andate le recensioni? Bene, molto bene. Anche troppo. In che senso? Nel senso che sta diventando una star e stiamo rischiando di perderlo. Maior cinematografo? Ma dai. Al posto di Marzullo non credo proprio. Vengo domattina, domattina presto. Non vedo qual è il problema, paghiamolo di più. Non è così semplice. Ma perché? Quanto abbiamo guadagnato l'anno scorso? Dunque, togliendo i massaggi, la jacuzzi e gli sbiancamenti anali... Porca... Soltanto? E dato che il nostro intento è di investire sul canale e trasformarlo in un network sul cinema, con film, cortometraggi, rubriche di making e recensioni, beh, direi che abbiamo un problema. Non direi. Una soluzione ci sarebbe. Ah sì, e quale? Vincere il prossimo Next Up. Non ce la faremo mai. Quando il gioco si fa duro, i duri... troppe R.